Terminato l'intervento di restauro del mausoleo che adorna sul lungolago di Pallanza, il monumento, dice il sindaco Silvio Marchionini, progettato dall'architetto Marcello Piacentini, che dal 1932 accoglie le spoglie del generale Luigi Cadorna, ha visto un importante piano di restauro per tentare di riportarlo al suo aspetto e alla qualità originaria, recuperando appieno la sua valenza artistica e turistica. Un intervento dal costo di 100.000 euro a carico del comune, cui ha contribuito in parte il comitato 10 febbraio, che ringraziamo, con 10.000 euro frutto di una donazione privata. Le impalcature posizionate sul monumento alto quasi 18 metri sono state tolte e il lavoro impegnativo realizzato dal team della restauratrice Katia Zanetti ha visto vari interventi, con prima l'applicazione su tutta la superficie di un prodotto per eliminare muschi e licheni, cui è seguita la rimozione con acqua a bassa pressione, e poi l'opera di stuccatura per intervenire sui rilevanti problemi di degrado, mentre la parte conclusiva è stata dedicata al restauro delle statue e alla parte interna, così come si è intervenuti sulla copertura. Nelle prossime settimane, fanno sapere dall'amministrazione comunale, si procederà a una cerimonia di inaugurazione.